volevo un po' parlare di quello che è avvenuto. È avvenuta una cosa inaspettata. Tanti giocatori che stavano l'anno scorso con noi si renderanno conto di quello che è successo. E come andare a velocità sostenuta in autostrada, entri dalla luce in un tunnel, trovi la fila, tamponi, vieni tamponato, ti guardi intorno e ti rendi conto che c'hai delle ferite addosso, però almeno sei ancora salvo. Salvezza che significa il sacrificio che è stato fatto per ricominciare. Ricominciare è una cosa che già ho io fatto, e gli ascolani lo sanno. Nel 1995, il primo giorno di raduno, fatto il 24-25 luglio, c'erano presenti 7 giocatori. Quindi la squadra che esisteva in quel momento era zero, quasi zero, erano tutti giocatori di poca consistenza. La squadra che è stata formata successivamente è arrivata ai play-off. E non siamo andati in Serie B, il primo anno di retrocessione, che solo una sfortuna della partita ha portato a perdere quella partita famosa contro il Castel di Sangro a Foggia. Quindi è un percorso che già conosco, è un effetto diverso oggi. Oggi abbiamo già una consistenza di squadra diversa. Siete, e come mi hanno parlato, come se la squadra fosse inconsistente, no? Qualcuno che, ma non mi sembra. Io conosco i giocatori che già hanno giocato con noi. Sono bravi. C'è Amine che non ha fatto molto da noi perché è andato da un'altra parte, e poi tutti gli altri, no? Colomba, Capece, dove sta il nostro Scalise, ecco, appunto, dicevo, da Scalise, e poi tanti altri giovani che io più o meno conosco, che sono, secondo me, potrebbero avere un futuro. Avere un futuro che tu puoi immaginare che il futuro viene da sé, no? Il futuro non viene da sé. Il futuro ha bisogno di partecipazione, di disciplina, di volontà di voler vincere. Solo così tu atleta, tu giocatore, potrai aspirare a grandi cose. C'è un allenatore con voi, che lo conosco, è un uomo che vuole disciplina, vuole ordine, dovete essere disponibili a imparare il suo insegnamento. Può crearvi a voi un futuro diverso. Quindi vi prego di attenervi alle discipline impostate dall'allenatore, ma anche dal direttore sportivo. È su questo che si fonda il successo. Non si fonda su giocare, allenarsi un'ora e mezza allo stadio. Dietro l'allenamento ci sono tanti altri fattori e tanti altri impegni di disciplina da rispettare anche nella vita privata. Nella vita privata dovete, se volete crescere,
dovete essere attenti, altrimenti rischiate. Quindi vi prego, giovani, di applicare queste norme attraverso i loro insegnamenti, che vedrete che sarà diverso il mondo che vi si presenta. Solo attraverso la coscienza di aver fatto bene, poi vivere tranquillo. Io sono convinto che andremo insieme avanti e che non faremo male. Gli altri che facciano quello che stanno facendo, che diceva il direttore. Noi partiamo con modestia, con attenzione, e il successo diverso di come siete arrivati, voi dovete crescere ed è il vostro interesse. Quindi vi prego di impegnarvi in questo modo con la sconfiggenza. Ringrazio. Se Angelo vuole... No, mi piaceva sentire queste parole. Adesso che non la sento più, Presidente, quindi avrei... ecco perché incalzavo. Comunque, dalle sue parole si evince che c'è sicuramente un progetto da buttare avanti e poi non facendo uno vedrà, alla fine ritorniamo sempre a questo discorso. Angelo, ricominciare è una parola importantissima. Ricominciare significa non avere il fardello del passato e vedere il futuro in un modo diverso, anche perché il mondo che ci circonda è diverso da quello che c'era 20 anni fa, quando abbiamo fatto quel miracolo che abbiamo fatto. Questo è il secondo miracolo per andare avanti. Chiedo che tutti i giornalisti e i giocatori che siano appartenenti alla società, perché questa società è la vita della città. Almeno io vedo questo, anche se poi ci sono problemi molto più grossi di quelli che ci abbiamo noi, no? Ricominciare significa avere dei problemi, ricominciare a creare nuove cose, risolvere nuovi problemi. Però tutto si accentra a quello che fa Ascoli. E non mi sembra logico, no? La passione ce l'ho anch'io, lo sapete, tanta. Però ho anche altri problemi io. Non è che ho solamente da soddisfare la passione che ho con l'Ascoli Calcio. Io ho altri impegni, io ho tante famiglie che lavorano, no? Tanti operai che lavorano nell'azienda, a cui non posso dire mi manca il lavoro, non posso dire non ti darò lo stipendio, perché ci troviamo di fronte a persone che hanno moglie, figli. Quindi considerate anche questo aspetto, per cui vi chiedo di ammorbidire questi atteggiamenti sia nei confronti dei giocatori. I giocatori non li possiamo impaurire, vengono qui impauriti, non va bene che siano criticati, che noi dobbiamo subire le critiche. Ci sto, però le critiche, le manifestazioni devono essere civili e non devono sapere e non devono avere sapore di politica. Ok, ci siamo capiti? Bene. Grazie. Presidente, a questo proposito, scusi, visto che aveva appunto detto la società fa parte insomma vita della città, il fatto che abbia detto appunto politica forse faceva riferimento al discorso del sindaco che sta dicendo insomma quelle cose lì, lei ha già detto. Io ho già detto, no, adesso ho interpretato quello che devi interpretare. Ascoli ha bisogno
di continuare a vivere attraverso il lavoro, non solo attraverso la scuola, perché il nostro, è stato sempre la nostra storia che ci ha resi orgogliosi di fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Però c'è qualche altra cosa che si deve guardare nella propria città. Non sembra che l'Ascoli sia il punto chiave di tutte le situazioni che succedono nel mondo, no? E sembra che la colpa sia tutta mia, ma sono le varie circostanze, le varie difficoltà di tutti, che crea anche a me difficoltà, a tutti noi, voglio dire, non solamente a me, anche a voi e anche a loro. Quindi i ragazzi devono fare il loro dovere, ma i ragazzi, la squadra deve fare il proprio dovere. Però che dobbiamo ricordare di una cosa: il calcio è uno sgabello a tre piedi, se ne manca uno lo sgabello cade. Quindi vediamo di stare insieme per poter continuare ad Ascoli un gioco che ci piace, a cui noi teniamo. Dovete saperlo, ragazzi, che è così. Qualche volta succede quello che è successo all'ultimo del campionato, però gli ascolenti sono anche persone civili, eh? Non pensate che li aggrediranno ingiustamente. Gli insulti, ne ho presi tanti gli insulti. Quindi quando c'è qualcuno che vi fischia dietro, non lo sentite. Vi dovete impegnare. A meno che sempre. Non c'è di rigore quello che fischia, attenzione. Fischia, sai com'è? Grandi ecco metafore, qua. Presidente. Com'è? Grandi metafore, l'avevo molto presa. Grandi metafore da partire dalla macchina nel tunnel, io lì sarei sceso, sarei uscito poi dal tunnel, non ci rimane dentro la macchina. Beh, quando il tampone anche dietro è difficile. E poi ti trovi, è come se ricevessi un uppercut, io non l'ho avuto mai, però vedo che il boxer quando riceve l'uppercut rimane tramortito. Così mi è successo a me con questa retrocessione, quindi non vorrei più viverla, preferirei morire di vivere una cosa del genere. Grazie, se ci avete altre. Buongiorno, diciamo, appunto dal punto di vista appunto della voglia di ricominciare, non crede, ma anche riferita forse al direttore generale che rientra nelle sue forse competenze, non crede che dovrà la società anche migliorare dal punto di vista della comunicazione, visto che veniamo da un periodo sempre di transizione un po'. Vedete, io chiedo scusa a tutti voi. Per il fatto che ricevo telefonate e non rispondo, vi chiedo scusa. Io capisco, ma dovete capire anche me. C'è stato un periodo così brutto in cui tante situazioni dovevano essere risolte e che non è facile risolvere. Bisogna aspettare i tempi. Non si può pensare di iniziare il ritiro i primi di luglio, non è possibile perché non serve. Tra l'altro il campionato comincia il 30, il primo settembre, fortunatamente di domenica, non comincia il 15 agosto il campionato, no, comincia il 30 settembre, quindi 15 giorni in più non è un problema. Forse per esempio non era riferito fatto anche l'inizio del campionato meno, è che a volte noi ci siamo trovati in difficoltà, ma anche prima, cioè adesso forse c'è un direttore sportivo, quindi ok, però prima siamo stati leggermente in difficoltà, però ci siamo mai arrivati. Io vi capisco, sapevo che nonostante le comunicazioni sareste andati in difficoltà, rischia, ma questo non è voluto perché io ce l'ho contro di voi. No, anche se qualche volta dite tante di quelle cazzate che
Le diciamo tutti. Ma questo anche nel gioco delle parti, quindi non è un problema che uccide l'uomo. Se io avessi detto dell'amicizia che ci avevo con lui, vi garantisco che lui non stava con me, non sarebbe stato qui. Quindi molte volte la riservatezza da parte mia è perché so che tipo di conseguenza può portare una notizia del genere. Quindi capitemi, poi la mia mente è molto più rivolta a dover mantenere il lavoro a tante persone, quindi me dovete scusare. Ci sono adesso, c'è il direttore sportivo, c'è il direttore generale, quindi coordinatevi in modo tale che si abbia la possibilità di dire quello che è possibile dire, comunque tenere viva la cosa in modo non in modo positivo. Noi abbiamo bisogno, noi italiani, non solamente noi ascolanti, gli italiani, se tu senti i telegiornali, i giornali, sembra che stia tutto finendo nel mondo, tutto è provvisorio, tutto. Invece voi giovani dovreste cominciare a pensare a qualcosa di più consistente, più futuro.